Ciao ragazzi, oggi Ciao a tutti. parliamo di gomme e siamo qua sempre col Dado, che è anche chi segue i pneumatici in ATL. Ricordiamo che il servizio pneumatici viene fatto sia nella sede di Colico che nella sede di Fagnano. Quindi ci avviciniamo alla data del 15 novembre, fatidica del cambio gomme. Giusto. Parliamo di gomme. Sui veicoli ricordo che c'è il TMPS, che ricordo è l'acronimo di Tire Pressure Monitor System, che vuol dire il sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici. Obbligatorio sulle vetture dal 2014, si stanno adeguando un po' tutti, anche i veicoli commerciali e i camion, perché per la sicurezza del veicolo. Come funziona sul daily? Allora, la pressione dei pneumatici viene registrata tramite il sensore dell'ABS. Se c'è qualche malfunzionamento, sul display del veicolo esce il simbolo del pneumatico sgonfio. Comunque, sempre sul display del veicolo potete vedere la pressione effettiva dei pneumatici in diretta. Restando argomento pneumatico, il 15 novembre c'è il cambio e quindi c'è l'obbligo dei pneumatici da Sì. neve. Cosa vuol dire questo? Che servizi dà l'ATL e le sanzioni, di cosa possiamo parlare al riguardo? Vabbè, l'ATL dà il servizio completo sulla fornitura e montaggio dei pneumatici invernali. Allora, bisogna sapere che nei centri abitati, in caso che non siano montati i pneumatici invernali o catene a bordo, naturalmente, va da un minimo di 41 euro a un massimo di 168 euro. Se invece siamo nelle strade extraurbane, la sanzione parte da 84 euro e arriva fino a 335 euro. E naturalmente vengono decurtati i punti dalla patente. Questa è una cosa molto molto importante, specialmente uno che fa l'autotrasportatore. I punti della patente sono Perché montare, al di là dell'obbligo, perché è importante montare il pneumatico da neve d'inverno? perché il pneumatico da neve ha una mescola particolare che lavora, diciamo, già ha un grip già superiore a una gomma normale dai 7 gradi in su, cioè dai 7 gradi In giù, in giù, quando è più freddo? certo, quando è più freddo, ha un grip maggiore. E tra l'altro c'è anche un'altra convinzione che perché spendere i soldi anche di una gomma invernale e fare il cambio e quindi prendere il doppio dei pneumatici? È veramente una spesa in più o alla fine non cambia? No, allora il pneumatico viene montato solo d'inverno, perciò anche l'anno prossimo avrai un pneumatico a gomme nuovo. Il discorso è questo, che col pneumatico invernale hai un maggiore grip sull'asfalto, hai più sicurezza e hai meno problemi se per quanto riguarda se durante un tragitto trovi solo un pochettino di neve o la strada che è umida o leggermente ghiacciata, con il pneumatico estivo dovrei montare catene, perdita di tempo, ci si bagna, invece con il pneumatico invernale tu vai tranquillamente che non hai problemi. Chi prenota un cambio gomme in ATL, quanto tempo ha bisogno? Deve tenere fermo il veicolo per il cambio gomme. Allora, bisogna calcolare che per cambiare un pneumatico invernale si va dal quarto d'ora al 20 minuti cada uno. Quindi per un treno di gomme? Per un treno di gomme si parla di un'oretta e Esistono anche gli all season, che possono, quindi vuol dire 4 stagioni, quattro stagioni. ed è funzionale. Allora, sono gomme che si può tenere. Allora, è una gomma che non è né estiva né invernale. È tipo che se è nuova d'inverno, ok, va benissimo. Però se è già consumata oltre il 50%, l'all season non ha più tenuta sull'invernale, perciò andrà sostituita. Non in estiva, quando temperature molto alte, specialmente d'estate, il pneumatico si consuma maggiormente perché non ha una mescola dura come l'estivo. Ricordiamo che il servizio cambio gomme è attivo in ATL sia nella sede di Colico che in quella di Fagnana o Lona. Quindi basta prenotare, chiamarci e vi verrà fatto un preventivo molto concorrenziale, Certo. con prezzo per i clienti. Ok, per oggi abbiamo finito. Vi ricordo di iscrivervi al canale, questo perché sarete subito
avvisati, dove c'è la campanellina, cliccate sulla campanellina, sarete subito avvisati di tutti i tutorial che noi pubblicheremo. Grazie a tutti, ciao, buona giornata. Ciao a tutti, buona giornata.